Nel gennaio dello scorso anno aveva esploso in aria alcuni colpi di pistola per intimorire ed allontanare un marocchino che si trovava nei pressi della sua abitazione nel quartiere Praia qui ad Asti e per questo è stato condannato a tre anni e nove mesi di reclusione. La sentenza contro Gaetano Schillaci... 34 anni abitante in via Graziano è stata emessa al Tribunale di Asti dal giudice Cristiana Gaveglio. E in un momento non facile per l'economia le imprese agricole hanno la possibilità di progettare alcuni investimenti. Nel mese di marzo, infatti, scadono i termini per aderire a diversi bandi regionali e provinciali ed accedere così ai finanziamenti per sviluppare nuove attività in diversi settori. Entro il 19 marzo, gli apicoltori, sia professionisti che amatoriali, possono presentare domanda per gli interventi strutturali sulle aziende, macchinari ed attrezzature e l'acquisto di api regine. Il contributo massimo ottenibile è di 35.000 euro. C'è invece tempo fino al 31 marzo per le domande di concessione, contributi per l'acquisto di macchinari ed attrezzature per migliorare la sicurezza sul lavoro e per una migliore gestione agronomica del suolo. In questo caso i contributi vanno fino ad un massimo di 10.000 euro. Sempre entro, entro il 31 marzo si può aderire anche al bando per gli impianti di nuovi noccioleti. Il contributo è di 2.500 euro ad ettaro per una superficie massima di 2 ettari. Infine, sempre entro il mese di marzo vengono concessi... Contributi per l'imboschimento dei terreni agricoli, le domande di finanziamento per chi pianterà alberi e boschi, in particolare su terreni coltivati a seminativo o coltura specializzata nei due anni precedenti. Sono previsti premi per eseguire i lavori di impianto solo per gli impianti di arboricoltura ciclo medio-lungo e bosco permanente. Saranno erogati anche premi per la manutenzione dei primi quattro anni di vita dell'impianto, a cui si aggiunge un eventuale premio. Al quinto anno per gli impianti della migliore performance. Sono poi previsti premi per il mancato reddito dei terreni ritirati per l'imboschimento per ben 15 anni. E col diretti asti ricorda anche la possibilità di effettuare domande di contributo per le azioni agroambientali, sia per chi aveva già aderito negli anni passati e sia per chi chi intende aderire per la prima volta. In ogni caso, un'attenzione specifica viene riservata ai giovani agricoltori. E scade lunedì il termine per l'iscrizione a Teleintendo, il percorso metodologico-didattico per la produzione di un cortometraggio aperto a tutti i docenti delle scuole dell'Astigiano interessati all'educazione, alla multimedialità. L'iniziativa è realizzata grazie all'Ufficio Scolastico Provinciale di Asti, la rete di scuole Capire, Fare e Socializzare la TV e la Media Education, la Biblioteca Astense, il Core Con Piemonte e l'Università di Torino. E chiudiamo con due appuntamenti con i ragazzi che praticano il tamburello programmati per domenica prossima. La Polisportiva Monalese presenterà. Le squadre di Tamburello per la stagione 2010, l'appuntamento è allo Sferisterio Severino Gambino. Analogo appuntamento a Cinaglio, dove alle 9.45 si riuniranno tutti gli atleti presso la piazza municipale. Seguirà la messa dello sport e alle 11 le foto ufficiali di tutte le squadre sulla piazza. E poi la presentazione del calendario sportivo cinagliese e Brindisi presso il centro culturale. E con questo da Asti abbiamo concluso, restiamo lì linea nello studio. Grazie.